Una crociera inizia sicuramente con la programmazione, con il progetto, che è una cosa che chiaramente fa sognare, è un momento bellissimo, un momento di condivisione, che io chiaramente faccio in famiglia. Quest'anno tutti insieme abbiamo deciso di tornare in Sardegna un'altra volta, perché è una terra che conosciamo molto bene, e l'idea è quella di navigare nella zona tra Molara e Capotesta, esplorare il parco, tutte queste isole bellissime, tutte le varie rade che si possono incontrare, che offrono dei panorami mozzafiato, un'acqua cristallina turchese che non ho incontrato in nessun altro luogo, e per me questo è un momento di grande unione per noi in uno scenario bellissimo. Ricerco sempre una società di charter che mi possa garantire una certa affidabilità, perché le imbarcazioni oggi escono dai cantieri tutte uguali, ma è chi se ne prende cura che crea la differenza, e come anche offre l'imbarcazione al cliente fa la differenza. Quindi per me l'imbarcazione deve essere innanzitutto sicura, quindi con tutte le dotazioni di bordo, corredata di tutta una serie di attrezzi per permettere alla famiglia di potersi banalmente anche proteggere dal sole, piuttosto che avere un accesso semplice per risalire quando si è fatti il bagno, un piano di coperta in cui ci si possa muovere, manovrare e non farsi male, ma soprattutto per esempio un motore affidabile, un vano motore pulito dove appunto tutto sia leggibile, perché comunque non dimentichiamo che il motore in una barca a vela è un mezzo molto importante, ci permette di ricaricare le batterie, ci permette anche di fare delle manovre in porto, ci permette in caso di cattivo tempo di salpare l'ancora e mettere il proprio equipaggio al sicuro. Chi si prende cura delle imbarcazioni controllando a ogni sbarco tutte queste attrezzature offre veramente un servizio che è in grado di fare la differenza, è sicuramente per me una grande fonte di tranquillità. Personalmente, quando scelgo un'imbarcazione, tengo molto di conto di quello che è il progetto di navigazione, della tipologia di equipaggio e del numero dell'equipaggio. Quando faccio crociere in famiglia, noi siamo quattro, tendo a scegliere sempre delle imbarcazioni al di sotto dei 36-37 piedi per avere una barca piuttosto maneggevole, che mi permette di entrare nei porti, di fare gli ancoraggi in modo molto comodo. Consiglio imbarcazioni più grandi quando appunto il numero degli occupanti è maggiore e quando c'è almeno una persona esperta che sia in grado di gestire un'imbarcazione di 50 o 60 piedi.